Buonasera. Era un po' che non mi dimenticavo di... come si dice? No, vabbè, diciamo che oggi ho avuto troppe notizie positive, ovvero ha vinto un milione con Gratta e Vinci, una persona a caso, una donna a caso, iperprocace, ma anche lei piena di soldi, gli ha dichiarato il suo amore e vuole sposarlo, sta per far partire la sua azienda che è già stata quotata in borsa a 50 miliardi di euro, e quello che sto dicendo sono tutte merite cazzate. Comunque, vai. No, vabbè. E domani lo piglia nel culo e va a lavorare. E solo una di queste è vera. E a parte quello, vi ricordiamo come al solito all'inizio di ogni nostra live che noi siamo i fratelli di Gamepad, Mirko, Andrea. Giusto per informazione. Effettivamente non lo diciamo quasi mai. E noi ci potete trovare sia sull'omonimo canale Twitch che quello YouTube. Su Twitch e lui sta facendo così, ma non vedrete niente sopra pressione. No, cosa... però fatevi cazzo. Una volta quando facevamo i montaggi, ma ora col cazzo che abbiamo voglia di fare una cosa del genere. Vai. Allora, potrei farlo io. Su Twitch andiamo ovviamente in diretta con tre live al giorno, a parte il sabato e la domenica, perché dottor capisce a me un po' di cose anche noi. Con tre live giornalieri, la mattina con lui a partire dalle 9, con me il pomeriggio a partire dalle 13 e la sera, quella principale con entrambi e la webcam, dalle 20 alle 22. Qui potete interagire direttamente con noi, con Andrea, parlando di qualsiasi tipo di argomento, special modo magari quelli legati al mondo del gaming. Con me il pomeriggio invece potete parlare tranquillamente di qualsiasi cosa in ambito di gioco di ruolo, che sia videogiochi o che sia quello a tavolo. Mentre la sera ci siamo tutti e due, quindi parlate di ciò che volete. Però il nostro focus sarà prevalentemente sul gioco che stiamo portando. Però, ovviamente, come chi conosce Twitch sa, i past, ovvero le live finite che vanno... database su Twitch, dopo un po' vengono cancellate, quindi abbiamo un omonimo canale YouTube dove ricarichiamo regolarmente quasi tutte le live, perché alcune sono contenuti che non ha molto senso ricaricare su YouTube, o soprattutto perché magari ci striccano per varie roba o cose del genere, quindi il 90% delle nostre live vengono ricaricate lì, soprattutto le serie, roba del genere. Quindi magari dateci un'occhiata, se siete da YouTube, alle varie playlist, perché magari c'è qualche gioco che vi sarebbe interessato vedere portare da noi e magari noi l'abbiamo già fatto. Detto questo, la cosa importante, indipendentemente che voi ci seguiate da Twitch o da YouTube, se il contenuto vi piace, su YouTube lasciate un like, iscrivetevi, campanella. Se ci state guardando qui dai pasti YouTube, se il contenuto, ripeto, vi piace,
mettete un follow. Se siete con un account Amazon Prime legato, quindi siete l'account Twitch Prime, e non sapete a chi dare il vostro abbonamento, a noi schifo non fa, questa barretta prima o poi ci garberebbe riempirla. Ma indipendentemente appunto da quale delle due piattaforme scegliete di fruire dei nostri contenuti, se volete supportare il nostro progetto e far parte della nostra community, condividete, condividete, condividete su qualsiasi social che avete, che sia di internet o nella vita reale, condividete. Per voi è un piccolo gesto, per noi è letteralmente sangue vitale. Quindi, detto questo... Ah, ho saputo un'altra cosa. Il simpatico ormai andiamo a cagare in testa qualsiasi cosa uscita, anche se abbiamo già le cose che ti dimostrano che in un altro modo, e a quanto pare a Capcom non frega un cazzo, anche Wesker sarà di colore la serie a puntate di Resident Evil, e ti ricordo ci sta dietro Capcom. Retcon a caso Wesker, perché deve essere, non lo so, valla a chiedere ai registi, a quanto pare sempre, che tra l'altro è anche abbastanza sbagliato, visto che è praticamente fatto apposta in quel modo. Wesker dovrebbe essere l'americano modello. No, è peggio. Wesker ha dei tratti fisici molto particolari, è alto, atletico, biondo, con gli occhi azzurri. È un tipo di aspetto fisico che dovrebbe ricordare un certo movimento un po' sbarazzino, sì, dell'ultimo millennio, dei primi anni dei primi del millennio, millennio in Europa, esatto. E quindi appunto renderlo un cattivo ha un senso. Se, e ricordiamoci che Wesker è il tipico calcolatore bastardo che non si fa problemi ad ammazzare mamme e bambini, quindi fanno, quindi, uno di quella cerchia, esatto, quindi volete trasformare praticamente il cattivo per eccellenza di una saga horror in un personaggio di colore. Ma io avevo già scritto, dai, cioè, non solo avete fatto una cagata da un punto di vista di, ah, come se io fossi gli italiani e quelli che detengono i diritti di Pinocchio, farei una querela enorme come la casa Walt Disney. Anche se Walt Disney fa, ah vabbè, quanto vuoi, sì, infatti, e li piscia in testa soldi, fa, fai, fammi la causa. Bello che Walt Disney in questo momento fa, fammi la causa, io cago soldi, tu quanti ne hai? E niente, guarda che ora come ora quelli che, se c'è ancora qualcuno che effettivamente detenga, a parte penso di sì, i diritti di Pinocchio penso non gliene freghi proprio una mazza di niente. Sì, ormai tanto Pinocchio l'hanno così stuprato in così tanti modi che ormai penso non esista quasi più in pochissimi ormai si ricordano qual è in realtà la vera storia di Pinocchio, perché è nato Pinocchio e qual era il vero scopo di Pinocchio. Sì, infatti. Mettiamola così, per farlo capire ai più giovani e per chi non conoscesse bene Pinocchio. Pinocchio è esattamente quello che ai giorni nostri chiameremo, chi ha scritto Pinocchio, uno stand-up comedian. Sì. Fa esattamente la solita cosa. È satira, Pinocchio è letteralmente satira. E anche di quelle più, come si dice, abbastanza pesanti per l'epoca. Cioè, considerate che c'è un evento, che ovviamente in quello Disney stranamente non c'è, in cui il gatto e la volpe, che ovviamente sono un'allegoria neanche tanto velata al ai liberali, grazie, sono letteralmente i tipici commercianti truffaldini che trovi ovunque, che poi collegato al discorso italiano è, sono quelli che poi sì, hanno anche legami con la mafia. Ragazzi, personaggi negativi e non dovrebbero essere solo i carabinieri. Comunque truffano Pinocchio dandogli cioè dicendogli che se sotterra i suoi soldi, in nascerà quel determinato terreno, perché è determinato magico, punto,
crescerà un... No, senza di dire che è magico, perché il Pinocchio non ne ha idea di come funziona, per crescere un altro. No, sa cos'è la magia, però ti ricordo. Sì, sa cos'è per la magia, ma per lui potrebbe avere benissimo senso il pianto qualcosa per terra, cresce un albero della roba che ho piantato. Oddio, l'ho fatto più. E loro praticamente gli dicono di piantare i soldi, perché così nasce un albero di soldi. E lui lo fa. Quello è il Pinocchio. È Pinocchio, è una satira per cui un buongiorno, buonasera Indy, buonasera. Un truffaldino, che poi Gatto e la Volpe e Arti non erano che la rappresentazione dell'italiano borghese medio alla fine. Infatti da notare, il tipico personaggio che fa De Sica nei cinepatettoni è quello, è letteralmente il Gatto e la Volpe, fateci caso. E praticamente è disposto a qualunque cosa pur di avere soldi, persino a truffare un essere come Pinocchio, un essere puro e ingenuo come Pinocchio. Esatto, come ad esempio, come anche quando lo portano nei paesi dei Balocchi, cioè il tipo non ci pensa, cioè loro letteralmente fanno tratta di ragazzini, Sì, esatto. Indy, noi stiamo aspettando come te una risposta. Benvenuti nella nostra community. Questa è la nostra community, Indy. Come hai visto, te hai scritto una cosa, l'hanno letta, non gliene è fregato un cazzo di niente a nessuno. Benvenuto nella nostra vita. Come noi proponiamo idee. Aha, poi passano. Oh, ma lo sai che oggi mi è successo questo? Ma l'idea. Ma a me mi è successo questo. Ma a me mi tesava, mi fa sentire, arrivederci. Ecco la nostra community. Noi bisognerebbe fare live. Noi bisognerebbe... Ecco le persone che ci seguono. Noi bisognerebbe fare live psicologhe. Cioè, entra in live e dimmi i tuoi problemi. Dove devo andare? Ah, devo risolvere la agenda. Okay. Comunque, Indy, quello che chiedevamo noi di Pinocchio, tu hai fatto bravissimo come, vabbè, quella è tua sensibilità di... perché ti piace il cinema e tutto. Hai fatto l'analisi del trailer. Ti è sfuggito un enorme problema, essendo anche italiano. Beh, noi ci tocca ancora di più, perché diciamo che Collodi è toscano. Infatti Pinocchio è toscano. Non ti sei accorto di una cosa? Oggi con un mal di testa impressionante ho comunque partorito un'idea per la community. Ma ottimo! Ma infatti noi abbiamo... Allora... era l'idea che dovevi fare. Ma ragazzi, è quello che vogliamo, che volete fare, è giusto, Indy? Ora te non so se... A proposito, Indy, ma te quando scompari, sempre problemi di internet, perché compari e poi scompari nel niente. Vabbè, comunque dicevo, l'idea è proprio quella, secondo me, è darci più idee, provarle e vedere se qualcosa piace, ragazzi. Ma poi più chiaro, allora ragazzi, parliamoci chiaro, non è che noi ve le chiediamo perché non abbiamo idea. Anzi, è che noi le abbiamo fatte tante, ma le hanno completamente bocciate. Quindi partiamo. Più che altro, il discorso è un discorso è abbastanza semplice: è che se l'idea parte da voi, siete più naturalmente interessati a farla che, funzionare. Sì, a che la cosa funzioni. Perché se io questa cosa di Discord l'avessi proposta io, o io, banalmente avrebbe suscitato qualche tipo di reazione un po' così, però cioè fondamentalmente è un che vabbè, chi se ne frega se lo leggo bene. Ah, ok, no, io ma me lo immaginavo, per questo che te l'ho chiesto, perché proprio sparisci dal niente e non è da te. Di solito lo dico quando ti va internet a modo, dici sempre guarda ragazzi, devo tornare a lavorare, devo andare via. Comunque dicevamo, per quanto riguarda Pinocchio, tutto il terreno è molto carino, hanno fatto vedere che proprio le vibes di quasi che abbiano ripreso uno a uno il Pinocchio di Walt Disney, quello che è già stuprato Pinocchio, che... allora quello è l'animazione, ma c'è un gigantesco. Ora ragazzi, non mi date del sessista, sessista, cagacazzi, ma c'è un personaggio che è estremamente sbagliato. No, lasciate la parte di spiegare sulle abilità. Estremamente sbagliato. Ed è la fata turchina. C'è un motivo perché la fata turchina è fatta in quel modo? Perché doveva rappresentare la bellezza e la purezza. Non solo. La fata turchina
tra l'altro, ovviamente quello preso dal, dalla descrizione di Collodi, la fata turchina rappresenta la Madonna. Esatto. Puttana la miseria. E quindi, ora io non è per quello, ma... No, cioè, nel senso... Allora, l'autore ha creato un personaggio, l'ha descritto minuziosamente e c'è anche i disegni dell'epoca che lo rappresentano in modo. Per quale cazzo di motivo tu hai fatto l'esatto opposto distruggendo? Cioè, per assurdo, io mi sarei incazzato di meno avessero fatto Geppetto di colore. Sì, perché? Quello è indifferente, quello è un tipico... Chi se ne frega, cioè... Anzi, non è importante. Potrebbe andare anche vicino, essendo noi toscani, essendo anche a sì, molto no, ma poi più che altro perché? Perché quel dettaglio di quel personaggio non è importante. Cioè, non è importante il colore della pelle. Ah, che tra le altre cose, la cosa che fa più ridere, lei si chiama fata turchina, non per i vestiti, ma per la chioma fluente e lucente di color turchese. A cosa manca alla fata turchina della Walt Disney? Non hai di adesso? Perché? Cioè, ma no, che poi non è neanche politicamente corretto. Cioè, parliamoci chiaro. Un personaggio, puoi cambiargli una caratteristica fisica e non, cioè, non se è non è effettivamente quella principale sulla quale si basa quel personaggio. Esatto. Esempio, appunto, che Geppetto lo facessi donna invece che Geppetto si chiamasse Giuseppina. Non frega bene. Un cazzo perché nessuno. Geppetto era praticamente il lavoratore tipico italiano che si spaccava il culo, esatto, dalla mattina alla sera, che sperava in un miracolo. Magari metti anche il mangiafuoco, che magari lo potevi fare brutalmente, non lo so, che fosse un alieno, non cambia, non è l'aspetto fisico quello importante, al massimo l'unica cosa importante del mangiafuoco è che sia sovrappeso. Perché? Perché il discorso dell'essere sovrappeso è farti capire che lui è un magna, esatto, è uno che pensa a mangiare a discapito di, esatto, tutto. Non so se rappresentava tipo lo show business o proprio i politici, perché business, essendo un burattinaio, ovvero lui prendeva i burattini alla fine erano loro che facevano tutto il lavoro, ma quello che si ingrassava era lui. Esempio, Lucignolo potresti farlo di colore, non è un problema. Da quello che so dovrebbe essere in realtà transgender. E quello, per esempio, non è un problema, perché non è quella la peculiarità di Lucignolo. Lucignolo deve rappresentare la trasgressione, e già il fatto che te lo fai transgender già butti un messaggio sbagliato. La fata turchina, per come l'ha fatta Collodi e poi stranamente l'ha ripresentata pure Disney, ha quelle connotazioni perché è un prodotto italiano, e per quanto si possa pensare, e non lo pensa nessuno, ma nel senso, l'italiano è fortemente legato alla religione cattolica, nel bene o nel male. Quindi quando Geppetto prega la stella, in realtà prega Dio. E ovviamente, se esce una figura femminile, già dovrebbe essere angelica, e per antonomasia gli angeli sono tutti caucasici con biondi, ma lì chi se ne frega. Ma lì più di tutti, perché non è un angelo, è la fata turchina, che è rappresentata letteralmente come una Madonna. Perché? Perché è quello... Perché è letteralmente il concetto dell'italiano medio che... Era il modo di trasportare di Collodi la fortuna. No, è peggio, è molto più cinico. Cioè, il fatto è che per far capire che l'italiano medio sei nella merda e cosa... Non è che ti affidi a te stesso per andare avanti. No, piuttosto preghi la Madonna e muori di fame. Quello, cioè, la fata turchina deve rassomigliare alla Madonna perché deve far capire la stupidaggine della mente umana, che ti hai creato qualcosa di bello, sì, e lo stai facendo vivere nella merda per un tuo egoismo,
Tu hai preferito far vivere una creatura in un mondo di merda affidandoti a Dio. Cioè, c'è un cinismo nel in Pinocchio, infatti, che è dilagante. Infatti, infatti, ripetiamo, Pinocchio è lo stand-up comedian dell'epoca. Cioè, è quello che ti dico io. E quindi non puoi cambiare quell'aspetto fisico, perché è determinante del personaggio. È come dire, nella Bella e la Bestia, la bestia... Lo fai fare da una, da, non lo so, da un, una persona nana e non lo so, infatti, di colore, no? Infatti, ora io sarei curioso, sarò curioso di vedere, perché ho capito che oltre a quello di Walt Disney dovrebbe uscire anche il Pinocchio di Guglielmo del Toro. E sono un po' curioso, perché Guglielmo del Toro è un po' più creepy. No, Guglielmo del Toro, soprattutto da un punto di vista visivo, tra l'altro, ho paura di io so portare fuori. Chi sta qua? Nel senso buono, a me Guglielmo del Toro con questa cosa fa divisivo per me è... Sì, cioè, lui ha una regia e fotografia impressionante. Ed ecco la nostra Hawaii. Ma è vero, la mia. Cos'era, Breiter? L'hai visto il trailer di Pinocchio di Walt Disney? Che a lui piaceva già il Pinocchio. Ma quanto è giusto? Facciamo le secondarie. Sì, cioè stiamo anche, siamo nel periodo estivo, cioè prendiamo anche, cioè, prendiamo anche comodo. Perché parliamoci chiaro. Guarda, guarda Breiter, guardalo e guarda come hanno rifatto la fata turchina. Cioè, non è che ci sia tanto all'orizzonte per ora. Guardala, guarda. Prova a mettere, prova a cercare Pinocchio live action fatta turchina. Guardala. Tanto ci vuole due secondi. Hashikitte hito no jiken shirabe tokimashita. Ore ni mo kikasete kure ya. Sentan souyaku kaihatsu center no moto fukushochou Hashiki Toru-san. Hantoshimae ni. Sì, sì, da settembre esce un botto di roba. Camurocho non abbiamo niente contro le donne di colore o calde, sì, ma non ci incastrano un cazzo col personaggio. È come non farei fare un personaggio, cioè, è come non farei fare la sirenetta a una... È come fare un film sulla Monna Lisa per come poi è stato creato fino al contrario Leonardo, e la Monna Lisa è di colore. No. Cioè, poi c'è Leonardo da Vinci, è girata così e l'ha fatta piano. Gli hobbit saranno neri. No, allora, a parte che lì è diverso, a parte che non sono gli hobbit, quelli sono i proto-hobbit, sono una razza antecedente a quella. E poi ti stupirò, in realtà, persino nel libro, comunque ti dice che gli hobbit di Hobbiville hanno quelle caratteristiche. E non sai, nessuno ti dice. Ma infatti che gli hobbit sono più presi dagli irlandesi. Esatto, quindi non sai come sono gli hobbit. Dice che effettivamente. Infatti esatto. Loro sono andati a giocare su quello. Sono andati a prendere cose che lui ha scritto generiche, che almeno possono averci più, come si dice. Anche perché se poi guardi bene quei proto hobbit, che te lo dice proprio che non si chiamano hobbit ma in un altro modo. Che di lesti? Sì, sono molto più simili a fauni. Sì. Che ha hobbit. Infatti se le vedi anche come aspetto sono molto più, cioè, imbruttiti, hanno i basettoni strani, sono molto più simili a dei satiri che agli hobbit. Infatti non per niente, perché sono molto più legati alla terra, infatti non per niente poi diventano, può darsi che con gli anni sono, si sono, esatto, trasformati per bene in hobbit. Quello che sono veramente curioso è che qui si parla della nascita del Signore Oscuro. La creazione degli anelli vuol dire che c'è la nascita di Sauron come Oscuro Signore. Perché non so se qui era già accaduto il primo. Era già accaduto dove è ambientato questo il primo Signore Oscuro? O c'era dove è il primo, sì, Andrea. È ambientato penso... cioè, quando c'è l'ascesa di Sauron. Anche perché comunque è gli anelli del potere, quindi c'è Sauron. E sai che le crea lui? Quindi, ma lui diventa però Signore Oscuro dopo la creazione degli anelli del potere. Prima era solo il fabbro. Sì. Che però sotto sotto... E lui mi pare, non mi ricordo se è il secondo o il terzo. Mi pare il terzo però è Sauron, è il terzo Signore Oscuro. Non mi pare il secondo.
Non ne sono sicuro. Perché cioè, può darsi, ma non ne sono sicuro. Perché ce n'era uno di quando gli elfi sono arrivati nella Terra di Mezzo. Poi c'erano all'inizio polemiche che ci bannano. Si parla di cose razziali. Poi, banalmente, Breeder, che vogliono spingere sul forzato del politically correct, sono d'accordo. Sono andati a cercare nel... Ragazzi, se bisogna dirlo, ho appena saputo che nell'ultimo film o serie televisiva che vogliono fare su Resident Evil, Wesker è di colore. Cioè, non uno, non due, non tre, non quattro, ma cinque giochi con Wesker, anzi sei giochi con Wesker, e c'hai l'immagine lì fatta bene. Io non so più che dire, ragazzi. Non veramente, mi sto rompendo il cazzo anch'io, Breaker, con questa stronzata. Se un personaggio è nato così, lascialo così. Sì, esatto, non ha senso. Allora, per il discorso dell'integrazione razziale, lo posso capire quando una storia che vuoi rappresentare è troppo eradicata in una mente, un pensiero vetusto, che quindi puoi trovare quei buchi neri per metterci una pezza. Un esempio è il prequel che stanno facendo di Game of Thrones, perché il problema di Martin è che è un filino nel libro, no, è un filino razzista, nel senso che sono tutti stranamente bianchi e caucasici, non c'è via di mezzo. Quelli un pochino non a caso, per quanto gli piaccia come personaggio, ma vi ricordo come è trattato, si chiama Dito Cor, no. Sì, vabbè, il nano dei Targaryen, dicevo, cioè, non è che è trattato molto bene lui, eh. Lì cosa hanno fatto? Ci sono determinate posti che vengono accennati nel libro ma senza una vera e propria descrizione, e lì loro l'hanno fatto diventare delle altre etnie, perché raga, non è fisicamente possibile, tutti caucasici. Io penso che Martin ormai fa parte, ha sganciato i soldi, fate quello che cazzo vi pare. Quindi lì, per esempio, lo posso capire. Posso capire, per esempio, la principessa Ranocchio, che l'hanno trasportato, tutti i personaggi sono praticamente di colore. Ma perché loro sono stati bravissimi, perché hanno preso il titolo, che poi si chiama anche in un altro modo la storia originale, hanno preso il senso della storia ma l'hanno completamente così stravolto che esatto. È un'altra cosa, esatto, è una rivisitazione, tra l'altro cambiando anche totalmente ambientazione, quindi lì ci sta. Se mi fai un lavoro del genere, ci sta. Se mi fai un lavoro pedissequo della storia e poi mi cambi i personaggi così, perché te garba te? No, ma la cosa tipo di Walt Disney, ma quello è il nostro Pinocchio, noi possiamo cambiare i nostri personaggi come ci pare. No. Quanto ci vuoi scrivere? No, che lo puoi dire, fa, ok, tu lo puoi dire, ma che poi dopo ti sbraneranno la faccia per questo, posso dirlo a te. Ma Walt Disney ne frega niente, perché tanto tutti andranno a vederlo. È come FIFA. Hanno già rotto il cazzo a FIFA 23, già c'è una marea di fan che lo stanno insultando, ma come ha detto Falco, tanto, tanto appena esce lo comprerete tutti. Comprerete tanto, a loro non frega un cazzo. Quindi, anzi, per loro quello che stiamo facendo noi in questo momento è solo pubblicità. Vai, dimmi, prete. Tanto sentiamo qua. E ti rispondiamo. Daro? Ma ichiri aru no wa mitomeru yo. Kedo sou kime tsukeru ni wa mada zairyou ga tari nai. No, non conosco. Non posso neanche il gioco. Zairyou to iu to? Ashiki goroshi no sousa shiyou to ka. Kuwashii shin nan kamo shiritai. To naruto, koko wa mata Ayabe keiji no deban janai ka? ああ、俺もそう思って実は夕べ電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえと。ねえ。しょうがねえな。そんなこと知ってる人いるの。例の火事のラマだってな。
Ah, ah, ma è un gioco Kickstarter. Ah, mucino. Ah, cosa sai, Cyberpunk? A me l'unica cosa che mi è dispiaciuto un casino sul Cyberpunk. Ma è roba in, in Kickstarter. Ragazzi, questo non ve lo questo sarete te e tre gatti a comprarlo, probabilmente. Ma non è detto. No, in realtà si è stato. Più che altro una cosa che volevo dire è. È un GDR. Già fatto pensato, no, dicevo, più che altro a me una cosa che mi dispiace tantissimo nel Cyberpunk è stato Cyberpunk. Guarda, Peter, non vuol dire un po', non vuol dire un cazzo quello. In Italia, e non sto scherzando, in Italia, proprio sul server fecero crowdfunding per una statuina a forma di pene e hanno tirato su 600.000 euro. Nanka. Ore la demacciarete da mite, no? Quindi vuol dire poco. Aria. Mazgane gumi no mondazo. Non de daro, ne? Vuol dire poco. In Italia hanno fatto 600.000 euro. Poi hanno dato in copyright. Moscaste ore la. Ma ripeto, non è una cosa significativa che abbia fatto $1,000,000. No, oddio, che sì, vuol dire che c'è gente che lo vuole, ma per farlo. Comunque, vabbè, lasciando perdere il discorso Kickstarter, a me una cosa che mi è dispiaciuto un sacco del mondo Cyberpunk è stato il videogioco Cyberpunk. Perché ha letteralmente devastato no, non devastato il gioco, cioè devastato proprio il settore. Immaginate, cioè ormai praticamente non solo ha ucciso il gioco, ma ha ucciso anche tutto anche il GDR connesso, cioè. Stavo vedendo le immagini, non mi piacciono. Lo stile quello lì alla Cyberpunk a me non piace. Per me è troppo caotico. Lo stile punk, no, a me non piace, troppo caotico. Io ho bisogno di più pulizia e rigore. Ma quello è giusto, ragazzi, è arte. Lì non posso dire nient'altro. E voi chi voterete alle prossime elezioni? Non ve lo dico, ragazzi, non possiamo dirvi. L'unica cosa che porto a dirti, sicuramente non farò andare la destra al governo. Cioè. Quello è poco ma sicuro. Perché Meloni, Salvini, cioè le tre scimmiette. Esatto. Le tre scimmiette stanno bene allo zoo. Non andrà al populismo. Quello sì, infatti, poco per, ripeto, sicuro. Per me le tre scimmiette possono stare allo zoo. Stiano bene lì a spararsi la merda addosso. A tirare la cacca a chi passa. Poi non le voglio certo come gente che dovrebbe guidare l'Italia. E se mai vincessero, beh, comincerei a fare veramente un pensiero ad andare via dall'Italia. A questo punto sì. Veramente, punto, darei via tutti i miei soldi solo per imparare una lingua e andarmene. E basta. Perché vuol dire che qui non vale più la pena starci. Ma se neanche per imparare la lingua, direttamente poi imparo lì. Allora, ripeto, ragazzi, prima che vi facciate strane idee, non vi diremo mai se siamo di sinistra, non vi diremo se siamo di destra. Dici, dopo aver detto questo non siete di destra, non potete sapere, probabilmente questa destra a noi non piace. Noi siamo sempre stati più pragmatici, a noi non ce ne frega un cazzo che ci sia uno di centro, che ci sia uno di sinistra, che ci sia uno di destra, a noi ci interessa, semplicemente io voto quel coglione Salvini. Contento tu. Ognuno ha il suo problema. Che ti devo dire, problemi tuoi? Mi dispiace, così per lui. Sì, l'avevo capito. Vorrei metterlo più grosso, ma non c'è, ok. E non vi diremo se siamo a destra, a sinistra o a centro. Sembra un po' finta, non la parrucca.
la sostituta di Ayabe. La tizia. Sore yori basho wa koko de ii no? Sore tomo molto shiteri ni tsukanai toko iku? Ya, mazu wa ochitsuki na yo. Breter, ci sono. Europa più. C'è un motivo perché non le senti parlare. Perché sono l'unica cosa che abbiamo davvero di diverso in questo momento. Ha? È fatto da giovani. Sonna ni kirai janai yo. Demo ichio, ore mo kou miete shincho tteyu ka, shotaimen no josei to wa. Yagami-kun, hontou ni watashi ga wakaranai no? Hm? Hontou sei idiota. Nande omae? Ma tu sei stupido? Nori ga yokute jounetsu deki na onna ja gozaimasen no. Moushiwake nai desu ne. Ya, tteyu ka, nande koko ni? Se vuoi un consiglio cercalo, è l'unico partito comune in tutte le nazioni Europa. Quanto sei stupido? È l'unico partito veramente europeo. Kesa, kare kara kyū ni renraku ga atta no. Jibun no kawari ni Yagami-kun ni kyōryoku shite hoshii tte. Non ti dico di votarlo, che però trovi il sito in rete, tutto fatto online, che spiega tutto. Sōyaku Center no Hashiki ga korosareta jiken no ne. Come è nato, perché è nato, quali sono le cose che non sai. Qua se vai qualcosa di diverso, c'è. È che ovviamente la solita politica di merda mai vecchia e stravecchia italiana soffoca anche la roba che è nuova che esce. E lo sappiamo anche noi. Yagami-kun を逮捕する気みたい. そっちも早く何とかした方がいいよ. わかってる. ありがとうな. じゃあね. Sì, o diventa solo. No, non vieni mangiato dagli squali. Ti devi adattare. Per forza. Se vuoi rimanere dove sei, devi diventare uno squalo. Nanda yo kore. Sì, ma hai ragione. Non viene mangiato. Diventa anch'esso. Ragazzi, il Movimento 5 Stelle è mai una bufala. Il Movimento 5 Stelle verrà, si distruggerà e si creeranno per l'ennesima volta altri 750 micropartiti che andranno a fare, come al solito, democratici, ma i odierni si schiereranno dalla parte che penseranno più forte in quel momento. E mai è così, no? え、グロさんの経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副所長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と橋木に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。 こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。Movimento 5 Stelle che è nato, distruggeremo la vecchia politica per creare una nuova. Appena arrivata al seggiolone sono diventato come prima. Ah, buon appetito! Non mi capì, Breter. Nel 2022 ancora mangiamo. Vabbè, ci trovi sempre qua dopo se vuoi tornare. Comunque, auguriamo una buona serata e buon appetito. Grazie tantissimo, Breter, di essere passato. E se ricordi, se vi avanzano 200.000 euro, sa chi dà. Una 100 a lui e 100 a lui. Sa, Vada. Vediamo, vista l'inflazione, ok. Beh, è vero, potrebbe anche aumentare a seconda poi la richiesta. Beh, se anche 2.10, 2.20. Spero che l'inflazione arrivi a 2.50. Potrei chiedere qualcosa a voi per finirmi di pagarmi, ma noi siamo gli streamer, siamo noi che bisogna essere pagati.
Se no, c'è conflitto di interesse. Siamo noi a pagare il nostro punto. Scusami, non ha senso. Così siamo colleghi, ma è uguale, ma in questo momento tu sei il mio pubblico. Insomma, tanto te ne devi dire che ha ragione lui, inutile brete, non continuare. Puoi solo farti del male. Esatto. Allora, sembra che uno che vuole sempre avere ragione a prescindere. Non è che non voglio avere sempre ragione a prescindere, che tendenzialmente ho ragione. Come senti quando ti svegli la mattina? Ma quello sono io quando torno dal lavoro. Andare a vedere la scena del crimine. Ah, praticamente cosa film? Allora, la scena del crimine. Ah. Praticamente cosa è successo? Hanno fatto tutta la ricostruzione di quello che è accaduto. Praticamente lui è andato a bersi un paio di drink con il tizio, quello tutto mojo, quello che a noi ci puzza una cifra. Sì, lui. Però lui ha un alibi, perché effettivamente poi ha chiamato il taxi ed è andato via col taxi, confermato dal tizio del taxi, mentre il tizio con l'impermeabile, che dovrebbe essere la talpa, stava pestando a sangue il tizio. Quindi in teoria lui è un alibi, però mi viene da dire, aspetta, però il tizio è stato solo picchiato, non gli è stato torto gli occhi, tutto quanto, quindi in realtà secondo me è stato pestato da qualcun altro. E semplicemente ora di andare a vedere. Sì, anche perché l'hanno... è un tratto troppo distintivo, è come se odiasse essere guardato. Sì, fa per come lo guardano, eccetera, o, esatto. O per quello, o per il fatto che non stanno guardando bene. Magari no, quando ti cavi gli occhi è proprio perché te il disprezzo, perché ti guardino. Se no avrebbe fatto una cosa diversa, gli avrebbe tenuto gli occhi spalancati, non gliel' avrebbe cavati. Lui odia gli sguardi. Che facciamo, continuiamo ad andare avanti? Ok, guarda, se l'hai detto che nella mia parte sono poponi. Lombrico. Dai, si va a pescare. Vieni a pescare. No, ci no. Alberto. Niente, non si può dire. Questo è okay. Bullismo. Non so, tanta gente si inventerebbe. Ah, beh, non è vero. In realtà è proprio letterale. Volevo fare una gara. Cioè, una battuta di pesca allo squalo. E lui diventerà l'esca. Esatto. O all'orca assassina. L'orcazzo. Che in realtà per le orche assassine noi facciamo pure schifo. Oddio, mi è venuto in mente Cavalieri del Capo. L'orcazzozza. Quanto ci abbiamo perso? Decisamente troppo allora, tempo. Allora. Sì, ma era totalmente divertente. No, ma si era cappato, se ti ricordi. Si era arrivati al capo noi. Sì, facevamo veramente schifo. Con il mostro di livello basso che era il pelo. Sì, esatto. Chissà se è decaduto il dominio, esiste sempre qualcosa, Cavaliere del Capo. Cosa ho ritirato fuori? Se qualcuno conosce il Cavaliere del Capo è...昭和通りだ。そこから喧嘩するために、わざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ。犯人は初めから端を殺す場所として、ここを選んだ。そこまで言い切れるか?まあ、刑事の勘ってやつ?誰が刑事だよ。ここはもういいだろう、多分。事件から半年だ。 soprattutto se persino la roba è fluttuante per aria. Non so che volete rompere i coglioni. Ma
Signore? Mone. Ho capito, buonasera signore. Buonasera signore. Come sta? Mi porto il suo solito caffè nero senza zucchero. È il suo specchio di gatto. Io dopo i conda Queen Rouge te mi segno i cudaro. Ashkito Shonoga. So quale nanio hanaste taka tashkameoze. Queen Rouge. Majime na kenkyusha tachi mo koi o toko kuru nda ne. Shono wa tomokaku Hashiki wa majime janai daro. Kajihira no spy datta nda kara. Mada kaiten mai ka. Dare ka iria ii kedo na. Suimasen. Dare ka imasu? Dochara sama de? Mada kaiten mae desu. Sore ni uchi wa kanzen kaiin sei deshite. Ah, sentan soyaku center no Hashiki san iru desho. あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。ちょっとまあ目のなった。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょう。神室町の探偵だよ。矢上探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。俺もスペアだ。なんだてめえ。カフェラテかプチーノ。No, perché mi ha chiesto sempre. Quattro mi piace. No, c'è un bel motivo. Io ho detto perché sempre gli avevo scritto per quanto riguarda il presentivo. Beh, se queste sono le promesse, si parte davvero male. E lui mi ha scritto. Diciamo. No, aspetta. Ho scritto. Davvero perché è prossimo, ok, lo si spera sempre, ma diciamo che le premesse non sono le migliori. E lui mi ha scritto perché no ho fatto, beh, il fatto che di trasposizioni guardabili ce ne stanno pochi e canni anche il character design dei personaggi, direi che non si parte con aspettative alte. Come sempre sarei felicissimo di essere smentito. Sì, infatti. Sonna cintara yatteranai nda yo. Ragazzi, parliamoci chiaro, di trasposizioni cinematografiche dei videogiochi penso che di decenti personalmente tutt'oggi c'è solo una, che è il primo Silent Hill. Tutte le altre fanno cagare la merda. O sono veramente filmetti di blandi blandi blandi. E no, neanche Sonic, ragazzi, neanche Sonic. Per quanto divertente può essere guardarlo, non ci casta un cazzo col gioco. Anche Welcome to Raccoon City. Sì, si stava parlando proprio della serie che dovrebbe uscire su Netflix. Ragazzi, anche quella, già mi parte cantando i character design dei personaggi. No, è come fare, non so, Chris, ricordo mai il nome, cognome. No, il film al cinema. Sì, ho il film al cinema, non so, insomma, quello che deve uscire di Resident Evil. No! この写真じゃ地味に見えるけど、いいね。見えやけど、ブリシャブリにはわかるよ。星野君が前に。Qualcosa l'hanno modificato parecchio, ragazzi. これ実は相当いいものですよって。Allora, una cosa che devi fare quando trasponi da un videogioco a film è almeno tenere character design dei personaggi base importanti. Poi il resto puoi farci quello che cazzo ti pare, puoi reinterpretare quello che ti pare, ma ora penso ci ammazzi.
Non ho capito, mi sto perdendo tanta roba. Praticamente per entrare lì dovremmo convincere la nostra waifu a entrare a lavorare lì. È una cosa di hostel? Yes. Voglio vedere Saori-san che ha tradotto. Sì, non conosce Saori lui. Non conosce Saori. Adesso penso a tutti gli altri. Forse devo chiedere. Tsukito, Mafuyu. Tanto a Mafuyu che è la migliore amica. Andre, se te ne vai. No, cazzo, ho sbagliato. Dall'Italia, tieni un posto anche per me. Ma non è per quello, è la sua migliore amica. Ma non ha molto senso, vaffanculo. Non mi ricordo chi è, Yabe o chi è Tsukomu? Beh, sorry, ma andare a chiedere a lei è un po' da scemi. Prova Yabe. Conosce un buon posto, devo passare il tender. Il codice in pasticceria, che potrebbe aiutarmi. Aspetta, vogliamo la cosa più scema. Parliamo proprio con Sori. Se il motivo per... Ma di certo si sospetterebbe. Vabbè. So neanche chi è. Chissà chi è? Che cazzo era Tsukomu? Questa sì che è una buona idea. Di fare una nuova ricerca. Il nostro amico nerd. E amici, non è lui? Lui è identico al quello qui, quello qui sto guardando. Lui è proprio, proprio identico, anche i capelli, occhiali. Hanno preso alcune scene famose del 2 e ti mostrano come arrivano lì, quell'evento. E lì nel film è una vera recluta. Vabbè. Ma è un live action? Scusami, è il computer grafico o... Perché mi sa che quello dici te è quello il computer grafico. No, con l'attore. Ecco un attimo, io mi sono visto a pezzo questa roba qui. Ah già, perché evito di guardare. Che roba è questa? Sono loro? Mi sembra che avrebbe bisogno di più. Di 2021 sta cosa. Ok, lui lo posso capire. Non so cosa sono. Lei spero che non sia Jill. Beh, lei è la sorella di Chris. Radcliffe. Oh, cacchio. Non so che piaceva a lei. Per PlayStation 5 novità dal vostro stockista. Sto cazzo. Ti rispondo con questo. Macia non so cosa vuol dire. Ma tesori? Sì, ma... Che lei potrebbe. Boh, metti. Sì, no, ma è come motore di ricerca. Che cazzo serve? Mette il nome di lei. No, forse lei sta già cercando qualcosa. Non lo so, eravamo arrivati a 12 davanti a noi, ma sono già passate 2-3 settimane. Guarda, te lo dico. I
All'ultima volta che gli abbiamo scritto era il 30 giugno, un mese fa. Un mese fa ne avevamo 12 davanti. Rimasti 12 davanti a noi, ma a quanto pare continueranno, penso a sto punto, ho un brutto sentimento che 12 continueranno a rimanere vita naturale durante. Perché non è possibile che ne avevamo 200, poi sono arrivati a 12, sono bloccati lì. Sono uno dei pochi che ha avuto una fortuna allucinante a prenderla a febbraio del mio... Sì. Bingo! Beh, so che almeno ce l'hai. Invece a noi in questo momento, a me mi servirebbe molto per la mattina, perché io la utilizzerei tantissimo la mattina. E lui almeno sta lì, si rilassa, io lo utilizzerei per portare giochi. Non dovrei romperti i coglioni, no? Perché mi metto così, non ti dovrebbe rompere i coglioni se metto una roba così la mattina. Perché? No, è che se stavo pensando, vi stavo dicendo che se arriva la PlayStation 5 sarebbe utile a me per fare le serie la mattina. Messaggio da parte di chi? Ah! La polizia ha detto che è un miracolo che tu mi abbia trovata. Ah, ok, la tipa quella del... Cioè, davvero grandioso. Sono felice che tu sia bene. Epa. No, è stato così che tu vuoi almeno pensare. Vedrai qualche giorno di pausa? Sì, ma grazie a te non ho subito il mio grafico, non credo che ne avrò bisogno. Ma sai di Kix come va? Anche noi ci si gioca ogni giorno, come va? La stai vedendo? Ok, ma non strafare. Vabbè, mi avete dimenticato tutte cose brutte, lol. Sì, ecco la nostra prossima squiz. Dovrò andare veloce, okay. Perché è un prodotto limitato, la vendono, ma in realtà non lo dico un cazzo, però ammazzo tutti, chi mi prende l'ultimo dolce lo sculo la sorella. Poi c'è Birko che usa il pelo elicottero. Ho toccato i miei dolci, stronzi. Ah, a proposito ragazzi, per chi fosse interessato a una Series X, se guardate sul store anche su PlayStation, cioè scusate, su Windows, dovrebbero essere ritornate disponibili. Perché c'è, torna indietro. Chi è la tipa quella? Idea. Sì, perché sono tornato aggiornando. Sono riuscito a ritirare sulla... ま、買いただけマシかな。なんか有名な和菓子屋がオープンしたみたいだね。列がないところを見るともう完売したのかな。 Dimmi a cercare. Oh, dai, Yakuza. Kyoto の老舗だかなんだか知らねえが。 この町で商売するにはルールを守って。ですから、ちゃんと役所には届け出をしています。だから、そういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさか。みかじめを払えってことですか?みかじめ?さあ、何のことかわかんねえな。 ただ ルールを 守れって 言ってんの? ルール。ちょっとすいません。invitazione a dottor Stone. なんだてめ? 兄ちゃん、悪いな。今大事な話をしてんだ。後にしてくれ。うん。限定の和菓子ってまだあります? え、いや。てめえ、舐めてんのか? 今こっちが話してる最中だっつんだよ。 兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。こんな人前で三日締めせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。
まさか肩木には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい。見せしめにこいつぶっ殺せ。Penso che non lo conoscono. Penso che non ti conoscono sti coglioni. E dai. Wow. Ma io sono neanche gli Yakuza, sono delinquenti normali. Perché sì, ok, anche gli Yakuza sono delinquenti, ma questo è proprio delinquenti normali. 200 punti però. Vabbè, che cazzo. Nanda temere. 今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。ありがとうございました。あ、いやいや、大したことじゃないです。いやいや。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。もっと早くから知ってればな。あ、いや、あります、ありますよ。え、一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑をおかけしたお詫びに差し上げますよ。あ、本当に？それじゃ遠慮なく。あ、ポスわらびもち。それじゃあ私はこれで本当にありがとうございました。Io lo sai che è una cosa che ho sempre adorato, e quando si tratta di cucina, qualsiasi tipo di cucina e vestiari giapponesi, e mi sanno proprio di gente esperta, no, di professionalità, mi danno proprio il senso. E pulito, che anche quello non è una cosa poco, da poco. Mm. Come dico che fa, Nicky? Che fa? Mm. Comunque ci manderà a cagare tantissimo. O comunque vabbè, te... no, e comunque se dice di sì, vi dovremo poi non uno ma un mastodontico e titanico colossale favore. Sacchi fukishita toko da yo. Oh, Saori-san, kore. Yagami. Ah, suimasen. Ore ima chotto Saori-san ni you ga. Ah, kocchi ga saki da. Hanashi ga aru. Eh?そこ座れ。まあ、いいよ、俺のパターンも。源田先生がお呼びですから。カプタンな。allora? Non ci parla così la signorina. Ma se lo sto dicendo a lei, sto dicendo a lui. 星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ、八神。全部って？新谷の件だ。寄せつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りやしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。私はルッティモファールディでも、ガチなコネクションとミッチャーロンプスにサルトチメディアム。E sentiamo la settimana prossima nel weekend. Sì, ok. Ok, grazie. Ciao Indy, grazie per essere passato e buona serata. Qui abbandono anch'io tra le cose. Minna,
他のやつに食い物にされたくなきゃ強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか八神、お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。ザンザンザン。無理です。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんでそれ。ええ、これです、シェフ。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすればキャバ嬢に見えるって。どうしだってごまける。嫌です。どうしてなさっさ。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。こらちょっと無理なんじゃねえか。ええー、まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けんのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだろう、年がごまけるだろう。皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。え、そこまで言われちゃしょうがないですね。え、私やります、カムロ町のナンバーワン。そう来なくっちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ。少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ、参りましょう。やっぱり、そう来なくっちゃ。ま、よかったじゃねえか。まあね、でもうまくいかなかったら。Penso che sono le chance che dipende da sola benissimo。大丈夫。大丈夫以外、考えられない。Cioè, penso lei dia praticamente pappa braccia a chiunque. Cioè. Yagami-san, Saori-san no dress desu kedo, Showa dori ni Lumarche tte mise ga arimasu yo. Kamuro-chou no kyabajou go yotashi desu. Hoshino-kun, nande sou iu no ni kuwashii nda? Uchi no client ni wa kyabajou mo ooi desu kara. Sore yori dress ga kimatta ra沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。いいね、フェッティ。
Cioè, ora noi dobbiamo trasformare lei nella hostess numero uno di Camuroccio. Ma adesso vediamo da per poco. Ora ti sta seguendo, fai. Ma devi fare disastri. No. Non va bene già così, scusatemi, eh. Non va bene già così. È bellissima lei. E vabbè. Ma è bellissima. E andà. A proposito. Cosa possiamo comprare? Prendendo in giro il gioco. Ok. Cosa? Malattia. Ah vabbè, questi sono semplici, Simone. Grazie, ma sono semplici. Schiva, schiva. Schiva. Quando si suol dire, ragazzi, che par di coglioni. Allora, dai che ci siamo. Vieni, sori. Qui davvero, ma cosa c'ha di sbagliato? È bellissima. Non capisco cosa... non lo so. Vieni, amico mio. Irasciaimase. Yōkoso, Le Marché. Kanojo no doresu o erabi ni kitanda. Queen Rouge te mise ni deru nda kedo, osusume aru kana? Mochiron, gozaimasu. Sore dewa, doresu o erabi kudasai. Vediamo un po'. Addirittura. Oh no. Io fa. Ah, questo troppo. Anche questo troppo. Non lo vedo adatto al. No, questo sembra da. Ah, ah però. Troppo gioco. Devo essere sincero. Per lei li vedo bene. Questo. O roba tipo di questo genere qui. Anche questo non gli starebbe malissimo. Però non so perché. Lei la vedo più così. Ecco, questo è fanservice. Overnight Thousand.
a santo cielo. Ma anche no. E chiari sia. Questo. Gli orecchini. La collana si è comunque una questa molto sobria. Anche lo smalto. No, lei vedo colore unico. Anelli. La madre. Semplice. Questo. No, ha senso, sta meglio così. Non va. Ah, il profumo. Un profumo sensazionale che mantiene calmo chi lo porta in ogni situazione. Sempre calmo. Questo. Il vestito io non. Non mi convince. Ho detto, sono molto indeciso per questo. Su di lei secondo me ci starebbe bene. Ah, ripeto, questo è fan service. Come la maggior parte del brand. Per il vestito aspetto Mirko. È che mi piacciono. Beh, in realtà mi fanno cagare tutti. Anche questo gli starebbe molto bene. Il verde. Anche questo verde non gli starebbe bene. Questo sembra. Sembra un coso. No, è orribile. Come questo, dai. No. Questo è per la notte. Ci vai a letto con questo. Come questa qua. La nostra est. Questo sembra da moglie. Allora, Mirko, bene, aspettavo te. Allora, guardiamo un po' se abbiamo gusti simili. Allora, io te le faccio vedere tutte. Dimmi, secondo te, qual è quello che li potrebbe stare meglio? A parte quelli ovviamente pensati per fan service. E che cosa? Ah, no, scusa. No. Sì, anche questo per me è orribile. Questo è Frozen. Il colore non ci sta bene. Questo fa molto indietro. Io questo l'ho visto. Per me questo è da prostituta. Sì, infatti. Questo è. Questo guarda, per me sono una sottoveste questa. Questo a me mi sa di moglie. Sì. Non male. Questo è quello da fan service. E? E poi lei vuole dire, non è bella. Ah, no. Ah. No, mi piace il pezzo solo. Io ti dirò, a me quello che mi è piaciuto di più è quello bianco. Quello di giù, non scusa, è giallo. Questo. Allora, io devo essere sincero. Questo era uno di quelli che avevo scelto io. Quello più in assoluto che lo vedo proprio da lei. Questo. Proprio questo è da lei, perché è una donna in carriera. Sì, quello sì. Mentre se la dovessi dare proprio un abito formale che la secondo me la valorizza, è questo qua verde. Sembra proprio da serata. Però scusa, scegliamo quello che mi è piaciuto praticamente a tutti e due. Quale? Quello giallo. Sì, vabbè. Hai detto era tra quelli che. Allora, colore. Ah, ma può essere anche cambiato di colore. Quello di prima non lo poteva essere. Fanno. Questo potrebbe essere. Questo fa cagare la merda. Scusa. Ora fallo verde. Almeno. Ma non è un verde giusto. Sembra. No, questo sembra. Sembra verde secchino dell'umido. Dai, invece più bianco, che almeno fa quell'effetto. Mi piace più questo, infatti. Molto effetto più quasi. Egiziano. Questo a me mi fanno cagare tutti, cioè
Che cazzo di senso ha? Non mi sembra da stupida. No. Poi l'occhiale, cioè questo o questo? Ho scelto questo. Questo mi sembra troppo Kojima, ha fatto no. Sì, infatti. L'orecchini non saprei neanche. Esatto, non ci vedano. Infatti, però adesso bisogna mettergli secondo. Molto più naturali. Esatto, che poi vedi fai prendono con il motivo del vestito. Allora, ci sarebbero anche queste. Buongiorno Jared. Buonasera. Esatto. Queste almeno non hanno tanto, senso. Tanto quanto forse o il terzo, cioè quello l'ultimo. Sì, ma non hanno ma non hanno senso. Hai già la. È già l'orologio, esatto. Infatti, cioè, non ti cambiano l'orologio. Questo è un profumo, non so. Cioè, io siccome conosco lei, questa roba non sono da lei, quindi se proprio io devo mettere colore unico. E direi basta. Che quello non ce le fa fare. Questi sono gli ultimi due. Ah, questo è quello che ti ho fatto vedere. E questo è il profumo. Profumo popolare di chi innalza il morale di chi lo porta. E questo invece tiene calmo chi lo porta in una situazione. Questo è per quello che deve fare, probabilmente meglio. Ok. Questo. E. Ah. Fatto. Non ho capito perché tanti cosa anche il look. Ok, Jared, dalla prossima. どう沙織さん。着替え終わった待ってください。着慣れないもので。なんか<笑>デート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼馴染だったんだろう。ええ。中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。バラカコンチデンサ。そうだったな。 真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り。中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を。ええ。だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃 お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明になったみたいな。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも 担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ、はい、検察官に。その人は今真冬の上司で森田検事生です。え、森田検事生か。 案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます。3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田健二生は別の女性と結婚を。それで私真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから矢上さんを呼んだんです。ラペチナミギョレ è tipo faga, scusa migliore, se mi sono innamorato un'altra non è che posso aspettare una bambina che diventa adulta e poi sposarla, scusatemi. No, vabbè, cosa? Per il fatto che ci abbia fregato per cos'è io betto ni zenzen ano sa. Sì, sarebbe una frase tipica da lui, fa YouTube mitai na monde sa. Ore wa betsu ni nan tomo somo somo ore to wa sodachi mo chigatte te. Ano, gomen nasai. わかりました。 もういいです。 わかりゃいいよ。 あの、 着替え終わりました。 ん? Ah, ecco perché non ci abbiamo mai provato con Bakugyo, perché non ci interessa. へえ、いいんじゃない? 本当ですか?
そうだ、ちょっと写真撮らせて。え？勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、八神さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいなー。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？そうですね、ほら、星野、同じ昭和通りに。あ、けめ、まあ、昨日中のメイクブックやちさ、ここから近いし、腕も確かですから。分かった。Infatti è bello perché quando per cercare di convincere che facevano, dai, non hai bisogno che tu diventi la numero uno delle ostre, o comunque vabbè, tranquilla, ti trucchiamo che non sembra magari un pochino più giovane. E cioè lei continua a dire no, no, allora cazzo, non riusciamo a convincere. E ce lo fa, grazie a cazzo che non riuscite a convincere. Praticamente da 20 minuti che gli state dicendo che è un cesso, vedrai. Infatti. Anch'io mi manderei a fanculo, ragazzi, questa è una topa da paura, gli state dicendo sei un cesso a pedale. Andando a fanculo. Io sto andando avanti, ma non devo farlo. Il problema è che mi sa, tanto che ti seguirei è un po' un casino. Ah, ok. Vediamo che... Oddio santo, io con i capelli sono negato. Allora, questo assolutamente no. Houdini. No. Houdini. Quella sotto. Solo per... Vabbè, guardiamoli tutti per farci una risata. No. Oddio. No. Ni. Oddio. Sai cosa mi dispiace? Monster Hunter, tra l'altro. Sì, tra l'altro. No. No. Vabbè, questi sono i tipici classici giapponesi, praticamente. No. Sai? Questa no. È vecchia. Ok, la invecchia, ma tutto sommato non è che ci sta male. No, allora, ci sta bene, ma non è quello. No, ok. Questa so perché diventa improvvisamente indiana. No, questa sembra violentemente alle medie. E probabilmente alle medie poteva anche essere con queste. Probabile. Questi sono molto carini per lei, in realtà. Se la valorizzano tanti. Ragazzi, ma cosa sto facendo? Okay, secondo me no. Con il codino o treccio sì. No. Ed è subito Chun-Li. No, con questi mi rifiuto. E poi così, ma no. Io ti dirò dov'era. Su e destra. Oddio, ci sto. Questo è bello. Mi piace, la musica. Ah, che colore. Allora, i capelli lasciamo un suo. A me piace lei con capelli. Capelli neri. Giapponesi. No, lo voglio con fuori. Ai suoi. Sopracciglia. Perché bisogna cambiare le sopracciglia? Magari giusto per mettere un ordine sarebbe buono. No, idea è il secondo, che poi praticamente se no le suoi, però le sue ha messe in ordine. È molto contenta. No, non te ne cambio colori. Monociglio. No, ok. Di mezzo. Monociglio. Allora, vediamo un po'. Beh, a me la paraona questa. No, sono. No. No, quello. Questo mi piace questo a me. Mm. No, questo col. Ti possiamo da. No. Guarda, ti dirò. Non ci sta neanche così tanto male. Ora, questi no. No. In realtà. Ah, ok, se vogliamo accettuare tipo. No, no, sarebbe troppo meglio. Così normale. Perché lei ti ha contato? Perché devo cambiare gli occhi? Oddio, così lei diventa. Diventa molto più bella. Però sono sempre di una persona. Ora, le lenti a contatto per assurdo, per roleplay, le metterei per un altro discorso. Perché cambia personaggio. No, è più che altro perché ho detto. Però. Più, per andiamo su, proprio sui colori dove. Cioè, giusto per dargli un po' di colorito. Se no lei è un po' cadaverica. Vabbè, lo sento sicuramente per dove deve andare, sì.
semplice. Sì, la facciamo da che tu. Io direi così. Questo, io direi questo. Ragazzi, ora venitemi a dire che è successo. Non possiamo averci la romance con lei. Cosa che mi dispiace è quella. Sì, lo sappiamo già, perché abbiamo tutti e quattro vestiti. Porta. Coria Soso. Oh my god! Non mi dire che ce la devo. Ah, sto usando lei? No, no, voglio vedere in terza per. Ho detto ciò. Ah! Miro io. Sgeion. Era un fischio quella cosa? Lo sapevi? No. すごく綺麗な人だな。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん。ごめんってば。 Va bene. Perché devo vederlo in prima persona? È un po' un'ingiustizia questa cosa. No? Ora l'osta ci dirà qualcosa. Quanto riscoberti? お姉さん、どこのお店で働いてるの?よかったらうちに来ない?倍出すから。Yagami, ti odio tanto. Non me lo sei aspettato. Cosa? Il pezzo con lei in prima persona. Nene, imano con dopo non mi sento. Anna esteo. Ma non è una cosa adulatoria quello che state facendo. Ci dovranno, gli dovremo un favore enorme. Dozo, omachi shite orimashita. Itsumo arigatou gozaimasu. Oh, anta ka. Rei no shashin no onna no ko wa surete kite kureru ndaro. So shitara konya kara hatarakeru ka. Jissai atte mondai nakereba ne. 確か に 素材は良さそうだったけど 磨いて 本当に 光るかどうかは また 別の 話で いや これは え come avevo detto sin dall'inizio 白崎 沙織さん lei lei è la popa del titolo. Sugoi namattaka. Zehi uchi de hataraite yo. Shirosaki desu. Ecco, lei è esattamente quello che incarna per me il mio tipo ideale orientale. Ha tutto, praticamente. Ha. Watashi sekkyaku no keiken nai desu ga. Sonna no zenzen mondai nai desu yo. Sono looks nara keiken nante nanto demo narimasu. まずは控室にね。さ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、山美さん。橋木と翔野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ。ついてきてくれる? さて、接客の経験はないってことだけど、正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。そうでしょうか。ほら、ちゃんと丁寧語を使えてるでしょ。若い子だといきなり溜め口とか普通だし。私、若くありませんから。うちは神室町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。 一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、芸能人がカーディに使ったりすることも。Strano, chi l'avrebbe mai detto? そういう人たちが相手の仕事になるから。とにかく失礼のないように。OK。わかりました。あの、何か気をつけることはありますか?
まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ、女の子は君だけじゃない、同じ宅に他の子もつく。どうも、モラネレのファボレ、パリコンプラレピドリンクポッシビすればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。Quindi ora giochiamo direttamente con lei? No. Non sarà facile, ma io posso farlo. Se hanno bisogno di queste informazioni, allora io le troverò. Ah, mettere che ha icone, se lei... È bellissima lei, lei è veramente bella, porco miseria. Ma cosa c'è? Un minigioco? Mire des? Mika des! Il mio nome è Saori. Saori desu. Oh? No, sbaglia. Nanka myouni tension dakai kon ga kita ne. Ma iya. Suatte, suatte. Andiamo. Shitsurei shimasu. Thomas, perché ho fatto? Kaisha no kichi o sukuru tame. Mi chiamo Saori, era la cosa più formale. E io no, non c'è senso. Black joshi tte yatsu desu ka? 無茶ぶりにも程がありますな。あら。ほこれ occhi。あら、testa in un'altra parte。come piace Marlo? Neanche a me interessa questa storia patetica。でも、そのピンチを無事に乗り切られたんでしょ？お、わかる？ええ。だって、すごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。やめた。感じって。そんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだ。ああ、allora sto a posto。Noi che facciamo? Credo che vada bene qualunque cosa, purché sia un complimento. Forse posso riuscirci。お楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい。これで失礼しますね。しかし出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで。君はどう？そういう経験ある？Mi piace la sua cravatta. Ma proviamo. そのネクタイ。素敵ですね。ああ、これ先日出張でイタリアに行った際に見つけてつい買ってしまった。イタリア？すごいおしゃれですね。日本人で似合う人なかなかいませんよ。だよね。私もマジ好きかも。いやあ、さすがにお目が高い。私もそのブランドチェックしてみようかな。そんなに安くはないよ。Uff, bisogna pensare in fretta per essere una buona intro. Beh, quella. Però se non mi danno le opzioni è un po' difficile. Allora, finalmente quegli uomini d'affari se ne sono andati. Sono impegnato a parlare con loro che non ho potuto concentrarmi sull'indagine. Nanka, gomenne. Mi dispiace tanto, hai dovuto spalleggiarmi tutto. そうやって周りに気を配るのを慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか？半年くらい。possiamo chiedere a lei se sa qualcosa。 あの頃よりはちょっとマシになったけど。 新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて、また怒られたらどうしようって。誰でもそういう経験ありますよ。それがね。じゃあもうこれ、そのお客さん、うちの店を出た後で、
prostituzione, no, perché non c'è altro sostituto, non c'è altro, come si chiama, sessuale nel locale. Guarda proprio di chi parla. Però un'ottima memoria. Cazzo, non mi ricordo come si chiamava. Yashiki? Yashiki, mi pare. Soyak Center no Hashiki-san? So, so. Nanda, shitteru nda? News ni mo natte mashita kara. Watashi mo chotto hikkakattete. Ano hi, watashi ga sosoida o sake no sei de yopparatte. Watashi ga donkusai sei de kigen waruku natchatte. Sore de kenka nanka shichatta no kana tte omou to. Nanka... Così è stata amica Sanna, che non è una cosa positiva. Beh, se ti fai i cazzi tuoi. Mika-san to Saori-san, shinki onegaishimasu. Hai. Gomen ne. 変な話しちゃって Pensavo che non potrei parlare, riuscire a parlare di più con Mika. Però non è stata una bella esperienza per lei. Se andò troppo potrei infastidirla. Saori-san, l'ammazzo. La rapisci. Tortura. Devo conquistare la sua fiducia in qualche modo. Aiutare la cliente. No? Tutto questo è una serata? Riandiamo con il gioco del facciamo rizzare il pene al flusher. Suo bicchiere è vuoto. Fai segni amica, lascia stare, spinger. Però segni amica, bisogna aiutarla. Ma no, glass ga kara desu kedo, nani ka nomaremasu ka? So da ne. Yes. Yes, 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 yes. Keiki yoku bottle toka itchau? So shitai tokoro da kedo, kongetsu wa chotto na. So nano? La mia occasione, devo intervenire. Scommetto che Mika sarebbe contentissimo se ne... Avvicinati, ci ha detto il tipo che conosciamo. Non mi ho idea. Ok. So, so. Tamani wa patto asonda hoga. Sukkiri shimasu yo. Yoshi. Koko wa bottle o irete tokimasu ka. Yatta! Sto facendo per l'indagine. Si sta facendo schifo tantissimo. Saori-san, maji arigato. Konna sugoi uriage dashita no, watashi hajimete. Sonna. Mika-san ga ganbatta kara desu yo. Niente. Nene, konato watara. Ho trovato la mia waifu personale, è bellissima. Mi piace anche versione normale. E poi alla fine non abbiamo fatto altro che far tirare indietro i capelli. Già, watashi Iba o shitteru no. Soko ni ikanai? Watashi mo Mika-san no hanashi kikitai desu. Okay. Ato chotto dakara, sore made ganbaro. Prego, fatemi saltare poi questo pezzo. Moshimoshi. Yagami-san. Oh. Sochi wa donna choushi? Ah, basta. Hantoshi mae, hashiki no tebulu ni tsuiteta koto tomodachi ni narimashita. Mise ga haneta ato, tenda e tsurete ikimasu. Una cosa però effettivamente ho sbagliato. Si doveva pensare al posto dove si andava. Una cosa che non dovevo mettere era l'orologio, perché l'orologio potrebbe far significare al tipo che tu lo guardi perché vuoi andare via. Bisogna pensare sempre che anche il vestito, ragazzi, è un linguaggio con cui comunica. Che cazzo è successo nel mentre? Cosa è successo? Perché visto che lui fa le sei nell'ufficio, perché da quando ti ha lasciato lì è successo di tutto. Allora cerchiamo lui. Ma io la seconda parte volevo fare di lui. Mi sembra ormai di Masimaskara.
la mia waifu. Ah, che è dai. Hoshino-kun ka. Sawari-san no oka ge de umaku itta yo. Queen Rouge ni hairikometa. Yappari boku wa zettai ni daijoubu da to omotte mashita yo. Yagami-san mo otsukare sama deshita. Penso che Hoshino si è messo molto gli occhi sori. Sore made wa machi da na. Dokka de jikan tsubusu yo. Wakarimashita. Ki o tsukete kudasai ne. Ora possiamo farci i cazzi nostri? No. Ma come? Che palle. Niente, non possiamo farci i cazzi nostri. Tanto scroto peloso. Sì, guarda, davvero sta diventando un po' fastidiosa questa cosa. Non male fa. Quelli della banda non ti romperanno più coglioni. Mi sa che mi sa che non gli è arrivata la... Ehi, Kaito-san? Ehi, come vanno le cose con Sori-san? Direi bene, il Queen Rouge l'ha assunto in un attimo. Bene, questo significa che ora sei libero, giusto? Sì. Pensa un po'. Ho un incarico per te, Tak. Carico? Sì, ed è anche urgente. Ci vediamo a Public Park 3, amico. Ma di che parli? Ti spiegherò quando ci vediamo. Tu spicciati a venire. E... Riatto. A che ci posso giocando, Kaito-san? Sei urgente, però... Io la seconda parte, ragazzi, non dovrei fare la trama. Tipo, scusami, poi ti ripago il locale. Eh sì, Simone. Allora. Oh, vabbè. Io più mi sta sul cazzo questa cosa, più tutte le volte mi tocca fa... Ah, ok, ok. No, pensavo fosse un caso, cioè una cosa di amicizia che era verdolina, invece no, era già verdolina. Yagami! Ok, è fuori uno. Andiamo dall'alto. Tab. Ma ce ne sono subito degli altri? Ah, no, mi sembra uno degli altri subito. Infatti. Proprio qua. Ishimura. Ma mi sa che devo curarmi anche un pochino. L'idea era quella. Prima che spuntassero ovviamente i tipi a rompere coglioni. Allora. Ok, basta questo, sì, vabbè.
tanto ora ci bastava anche meno. Salata di tavolo praticamente. Ma che cavolo! Arigato gozaimashita! E ora è questo bravo. Ah, aspetta. L'ha fatto prendere. Ma ci abbiamo intanto qualcosa che si può fare. Consente di abbattere i tuoi nemici. Sente di abbattere i tuoi nemici. Sui tuoi nemici. Ah, questo potrebbe essere un po'. È infinito tanto. Dura l'infinito. Quindi in quantità è infinito. Ma dura 10 secondi. Vuol dire per un po'. Ah, so, ah, ah vabbè. Io prendo realmente la tua salute. Premi B per riempire la barra X. No, scusa, estratto uccisione istantanea. Cioè, veramente prendetelo su Twitch. Tu. La cosa che pensate causare danni enormi in un istante premendo B. Ah, ok. Ora direi di mettersi questo. Allora morire. Ora sarà un problema. Ma quello il duro a morire del vabbè quelli estratti cioè che sono infiniti perché no ok no allora vabbè. Non abbiamo però niente di particolare questo sarà raviolo ah già tanto devo andare qui e ci arrivo no solo da di qua di là ci sono i stronzi Ah, a proposito, ho preso un altro potenziamento qui in cima da quello questo qua. Quello che ci dura più a lungo. Che è ottimo, perché il nostro problema è che quello che veramente non ci dura un non ci dura un cazzo. Ma piano piano, infatti ora voglio prendere quelli rossi, che tanto sono quelli di solito che se vedi se notato sono quelli che passano di più. Quindi piano piano che adesso facciamo i punti, visto che bisogna recuperare quelli spesi dal tipo. Però in realtà a quanto pare servivano e poi già poi ci sarà da fare anche quello. Ma intanto volevo arrivare a comprare Ok mi cagano. Poi mi sembra tutte le volte un po' noiosa come cosa. Allora andiamocela a comprare. Si fanno gli ultimi 10 minuti. Quanti soldi abbiamo noi? Ci prendiamo un 2000 o oh, no 1000 come sempre. Noi abbiamo quanti ne abbiamo da qua? 2,98. Riusciremo a alzare le cose stasera? Assolutamente no. E per quelle dovremmo andare a quelle di 1000, ma perché non riusciamo a vincere qualcosa? Per infatti, la mia domanda è. Beh. Dai, cominciamo bene. Ah, siamo in grande buio, se non rilancia. È possibile rilanciare all'inizio. Abbiamo una coppia. Dai.
Io però l'andrei. Abbiamo vinto con una coppia di due. Abbiamo vinto 10. Abbiamo vinto con una coppia di due. Ah, questo è buono. Ah, vedi. Che c'è, la gente deve puntare all'inizio. Per vedere se qualcuno c'ha veramente carte di merda e poi lascia. Doppia coppia. Coppia, punta. Punta. Ora se il tizio c'ha punta. Il 3 di 2 mi giuro mi incazzo. Rilancia, secondo me sta fleppando. Prova. Rilancia pure. Io rilancio, io sono sicuro che si vince noi, secondo me sta bluffando. Sì. È un po'. Punta, vado? Ormai è il mio. Vai. Rilancio addirittura. Un po', esattissimo, mi arrabbio. 175. Dai, prima volta. E abbiamo fatto comunque un doppia coppia, niente di strabiliante. Ma ora sarà come l'altra sera, ho vinto una volta, fine. Struttura 5 di 5. Vabbè, vedo per ora. Doppia coppia. Però andiamoci piano. Andiamoci piano. Vedo la puntata. Perché comunque abbiamo qualcosa in mano. Proviamo a vedere se vinciamo con la doppia coppia. Alzando parecchio però. Ah, proviamo, dai. Con la va, la va. Super. Abbiamo vinto. Coppia più alta. Suca. E anche quell'altra c'è la doppia coppia, ma il jack. Sì. Vai, rilancio. Perché devono rilanciare all'inizio? Che senso ha? Un cazzo di niente. Ci servirebbe un 8 per fare scala. Perché avremmo. Ci servirebbero due carte. Non mi ricordo se donna qui la metterò prima. Che poi la donna. Può provare. Allora, prova a vedere questo per la prossima carta. Se proprio non c'è niente. Basta. Niente, lascia proprio. Infatti hanno lasciato tutti, guarda. Questo è più che eccellente. No, vedo sì, vedo. Questo è già meno interessante. Vabbè, vediamo la prossima carta. Ecco, averci una mano del genere. Che l'opzione è o ti viene una carta. No, è impossibile, Mirko. Adesso non puoi fare più niente. Sì, fai. Averci una mano del genere e dover buttare giù è una cosa che ti fa girare le palle. C'è una coppia di re. Sì, di mano direttamente. Questo è un po' P. Un po' schifo. Rilanci. Vedo. Vuoi alzare il banco a 10. Vabbè, tanto guarda si fanno. Apollo 0 cosmico. Coppia, vabbè, tanto buffo. Massimo 6, BC, BC 10. One pair. 45, riguarda qui, 45. Ah, non male questo. Non male come munizione. Vabbè, abbiamo già una coppia.
Vedi. Vedo. Siamo alla prossima, se può venire fuori. Oddio. Ah, finché fanno così si può vedere, si può provare la terza parte. No, aspetta, fammi ragionare. O esce qualcosa ci faccia fare doppia coppia. Noi in questo momento non abbiamo un cazzo di niente. Aspetta. No, neanche. No, non niente. Non possiamo fare né scala né niente. O ci viene una doppia coppia. O mi dare il culo per quella che non abbiamo assolutamente niente. Non conviene. Poi per 40 di banco, no. Già lui aveva la doppia coppia e non avremmo avuto niente. Sì, quando sono così certi, oh, Dio, non è male. No? Ma ovviamente sarà tutto rosso ora, sicuro. Oddio. Ti mancherebbe un jack e un re e... Proviamo la prossima. Niente, ha sballato completamente. Cioè, queste sono le mani che ti dà fastidio buttare via perché sono ottime. Cioè, solito seme, donna e 9. No, gallasso, infatti, non immaginavo. Cioè, e niente. Passa. Fatto passo. Questo ha puntato. Esce. Ah, guarda, giocatevela voi. Non vi do niente. Già tanto ve l'ho dato 5 per vedere le carte. Va, ecco che è. La 6 c'è fuori anche un altro 7 bestemmie. Che cazzo c'ha scusa il tipo per rilanciare così? C'ha scala? Può essere, perché 7, 9 jack. Ah no, c'è poco. Una coppia di jack, a parte che avremmo perso comunque. Andiamo un po'. Dove è struttura 5 di 10? Non ho ancora capito. Allora 9, un 8. Un 8 e un 5 faremo scala. Perché 9, 8. Vabbè, intanto vediamo 6. Come funziona, come gira, dai. Se nessuno non rilancia. Ok, grazie. 8 9 8 7 6 ci mancherebbe un 5. Sì, un 5 un 5 10. Faremo scala. O un 10. Vedo, la proviamo, l'azzardiamo, sono 20. Vabbè, 20 per ma si prova. Ah, proviamo. Dai, o un 10 un'altra volta, no, però. Non viene. Basta vedere se esce un 10 bestemmio tanto. Vabbè, abbiamo fatto coppia, ma qui c'è troppa probabilità di scale. Infatti. Allora, esattamente quello che stavi a noi. Sì, esatto. Io qui rilancio subito, della scuola grande. Dai, dammi un 8K, mi si parte subito il Tris. Ho quasi creduto. No, punta. Doppia coppia. No, punto. E volendo no, quasi colore sul fatto. No. 100 facili facili. Facciamo l'ultimo e chiudo? Sì, vai. Buono come inizio, ora tutto sta al banco. Ah beh, vedi. Così rilancia. Così a cazzo. Coppia all'asso. Io busserei per te. Perché buono, ma non così buono da fare quei falsi. Vabbè, vediamo. 4 col solito seme. Vedo. Oh, che tipo è il rotter cazzo, lo sappia. Vedo. Dai, tirami l'ultimo mattone e si vince. Certe probabilità. Che ovviamente non abbiamo.
Vedo perché lui rilancia. Oh, guardi se fa un... Dai, proviamo, dai. Questa strada si prova, a vedere se bleppano. Vedo. Doppia coppia. Doppia coppia. Ah. Ah, qualcosa si è tirato su. Dai, siamo ancora un po' lontani dai 100.000. Sto pelo. Visto che 1000 fish costano 100.000 yen. Comunque, ragazzotti, noi vi ricordiamo che nel fine settimana noi siamo in live solo la sera dalle 20 alle 22, ma fino ad allora il nostro cuore si batte forte, batte forte sempre, però non porta mai soldi a casa, niente. Quindi noi vi salutiamo, vi aspettiamo alla prossima live e come al solito vi ricordiamo, se questo contenuto vi è piaciuto, condividetelo. Condividete. E per il resto, ragazzi, grazie a tutti per averci seguito. Se noi ci vedremo, vi auguro a tutti un buon weekend. Ma so che tornerete a trovarci. Ciao.